Raga, prima di lasciare il video, vi dico come sempre di iscrivervi al mio canale Twitch, che da partire il giovedì inizieremo a fare live da. E le live ci saranno, vi dico già gli orari, da i 2 giorni, inizieranno da martedì e giovedì sul mio canale Twitch, dalle 3:30 alle 6:30. Saremo un po' di ore insieme dove ci sbaglieremo in altri videogiochi che non trovate mai su questo canale. Quindi anche iscrivetevi al mio canale Twitch che vi lascio in descrizione. E adesso raga, adesso vi lascio il video. E ciao. E per tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono 25, siamo in questo video in cui è ufficiale raga. Ivan Juric è il nuovo allenatore dell'Hellas Verona. In cui, come Ivan Juric è stato ufficializzato, non è ancora arrivata l'ufficialità da parte, ma credo che sia ufficiale raga, che Juric andrà a allenare il Verona, dove ricordate Agnetti, il allenatore del Genoa, che non ha convinto molto la società veronese, quindi ha saltato, cioè è andato via, e quindi dal 1° luglio inizierà la sua nuova avventura, e il croato inizierà la sua nuova avventura nella panchina del Verona. E ragazzi, mo come sappiamo, il Verona, che adesso ha conquistato la Serie A con la partita di Verona contro Cittadella, ha vinto, si è qualificata per la prossima Serie A, in cui il Verona già pensa dovrà fare nuovi acquisti per rimanere in Serie A, come il Brescia ovviamente. E se ricordate, Juric non allenava anche il Crotone, il Genoa della stagione 2017-2018, e ha allenato anche non solo il Genoa ma anche il Crotone. E raga, come ho detto, prima ha allenato il Genoa, in cui poi non ha mandato il Genoa proprio nel posto in cui insomma, in cui proprio ma ha fatto una posta stagione con il Genoa. Poi nel 2018 poi nuovamente è stato esonerato. E ragazzi, ora vedremo come si caverà Juric. Io penso che non ancora da vedere, ma Agnetti, fatemi sapere qua cosa ne pensate delle sonorità di Agnetti, in cui la società non si fida di tenerlo ancora in panchina, e quindi hanno già preso Juric, che sarà pronto per questa nuova avventura a Verona. Quindi raga, come ho detto, il Verona dovrà fare tutti i nuovi acquisti, e il Verona non trova la Serie A da tantissimi anni, e quindi vedremo un po' come si accadrà il Verona in Serie A dopo che è tornato dopo parecchi anni, e spero che lo vedremo bene con Juric e nuovi acquisti staranno arrivando nel nostro campionato. Quindi raga, da lui è tutto, come sempre noi ci vediamo al prossimo video, e mi raccomando anche iscrivetevi al mio canale Twitch, mi raccomando che lo lascio sempre in descrizione, quindi raga è tutto, ciao!